Intanto perché Sinistra Civica? Sinistra Civica che continua in una tradizione, che è una tradizione storica, che affonda le sue radici negli anni 70, quando Alghero, nell'area della sinistra movimentista, ambientalista, sovranista, trova una sua collocazione e cammina ininterrottamente garantendo questa presenza nell'arco di quelle che sono state le coalizioni della sinistra e del centro-sinistra. Questa volta siamo andati anche oltre, perché abbiamo aderito ad una coalizione che coinvolge anche importanti forze politiche del centro. Qualcuno lo ha sollecitato, lo ha commentato o ha chiesto perché questa decisione, perché ci sentiamo responsabilmente impegnati ad affrontare un problema, che è il problema di questa città. Come voi vedete, non c'è bisogno che la descriva io, fortemente trascurata, abbandonata, e sulle quali noi ci sentiamo impegnati con tutte le persone, qualcuno direbbe di buona volontà, che qui si sono trovate responsabilmente e con giudizio per mettere insieme un progetto di recupero di questa città. C'è ancora qualcuno delle altre coalizioni politiche o di qualche altro partito che si sta attardando chiedendo a noi le ragioni di questa coalizione? Beh, le ragioni di questa coalizione stanno nella realtà, nel pragmatismo che vediamo ogni giorno quasi come un'offesa nei confronti degli algheresi. Una città sporca, una città sciatta, una città che non ha futuro. E allora abbiamo tutti noi messo da parte le nostre bandiere, i nostri simboli, perché bisogna dare risposta ad un'emergenza che ormai è insostenibile. E l'abbiamo fatto con l'umiltà necessaria, perché spesso ci siamo accorti che venivano utilizzate le diversità ideologiche, le tensioni che ognuno di noi ha quando si mette ad amministrare la cosa pubblica, privilegiando invece il fare, privilegiando il buon senso, privilegiando quello che viene riportato anche nei codici civili, quella dell'amministrazione di un buon padre di famiglia. E davanti agli occhi di tutti in questi giorni la tragedia della mancanza di abitazioni da affidare a famiglie che purtroppo sono entrate nella disperazione perché non hanno lavoro, non hanno possibilità di pagare il canone. Beh, davanti c'è stata un'amministrazione, ma c'è anche una burocrazia alla quale io do appuntamento a presto, perché stiamo arrivando, gli dico io, a questa amministrazione e a questa burocrazia che non sa che amministrare come un buon padre di famiglia significa, per esempio, non pagare un fitto che costa più di 70.000 euro per il giudice di pace quando da 2 anni e mezzo la pretura è sfitta. E con quei 70.000 euro si poteva dare una risposta, magari dando un contributo di 500 euro mensili a 12-15 famiglie. Beh, mi pare che è solo buon senso.